Ok, buongiorno ragazzi, buongiorno colleghi, Buongiorno Presidente. siamo riuniti adesso come Commissione Cultura. Fa molto piacere dopo, diciamo, dopo 3 mesi di blocco della nostra commissione, come dire, riprendere. Sono anche emozionato. La nostra commissione, come già sappiamo, manca in questo istante il consigliere Viscuso, ma penso che a breve si andrà a collegare. Come sappiamo, le commissioni circoscrizione sono state un attimino modificate, così come è previsto dal regolamento. Nella nostra commissione abbiamo lasciato il consigliere Cardella, che va sicuramente il ringraziamento da me come presidente e poi dal consigliere, presumo, consigliere Savoca, che è il membro che è rimasto a farne parte, per la grande collaborazione, ma veramente il grande sostegno che ha dato a questa. Di contro va anche il ringraziamento, anzi il benvenuto più che il ringraziamento al consigliere Viscuso, il quale farà parte di questa famiglia che è la nostra Commissione della Cultura, e sicuramente ci avvaliamo, scusatemi, del consigliere più giovane, e sicuramente con un quick in più che potrà dare a questa commissione, con delle idee sicuramente all'altezza. Detto questo, io taccio. C'è sicuramente il consigliere Savoca che vorrebbe dire qualcosa, in Sì, attesa che il grazie. collega tu Sì, discusso grazie collega. Presidente. Allora, io volevo dire anzi benvenuto a tutti noi che finalmente iniziamo di nuovo con questa Commissione Cultura e sono veramente contento che sta riniziando di nuovo con lei Presidente, perché come Presidente è dimostrato una persona valida, molto, molto positivo e molto efficiente. Il lavoro che abbiamo fatto è tutto scritto, tutto si vede, cioè ci sono le tracce del lavoro che abbiamo fatto nella precedente commissione. Abbiamo fatto un buon lavoro grazie a lei, grazie al consigliere Cardella, grazie a tutti, e sono felice di avere di nuovo lei come presidente e poter iniziare questa seconda avventura. Poi volevo ringraziare il consigliere Tusa, Viscuso del suo ingresso. Come ha detto lei, è il più giovane del consiglio circoscrizionale, sicuramente con le idee più fresche e più brillanti di tutti, e darà un grosso sostegno a questa commissione. Questa commissione, Presidente, che io anticipo subito e le dico che a breve riceverà una mozione, riceverà un atto da parte D'indirizzo. mia, dove coinvolgeremo anche la commissione sociale, di cui avevo intenzione di fare, la dico così, così poi la metteremo su carta. Avevo intenzione di fare una passeggiata culturale con gli anziani della seconda circoscrizione. La organizzeremo noi assieme alla commissione sociale, perché coinvolge tutte e due commissioni. Per quanto riguarda l'itinerario dei nostri monumenti qua in seconda circoscrizione, poi faremo quella per la città di Palermo. Però prima voglio fare che questi signori, questi vecchietti, questi pensionati che tutti i giorni si trovano all'angolo con via Medio d'Aosta, Corso dei Mille, dove stanno a giocare fuori tutto il giorno, li voglio portare a conoscere i nostri siti UNESCO qua in seconda circoscrizione e il nostro percorso arabo-normanno, che è molto importante. Già ne ho parlato anche con loro e sono entusiasta di farlo. Per cui sarò contento di attivarmi per avere questo progetto da portare avanti con queste persone con questi anziani della seconda circoscrizione. A breve riceverà la mia proposta agli atti dell'articolo 11, e così da poter sviluppare, da poter lavorare e da poter realizzare questa cosa che tutti sono entusiasti, questa persona. Va bene, Presidente? Volevo farle una premessa.
di questa cosa. E dopo, Presidente, chiedo a lei come dobbiamo attivarci per quanto riguarda tutti i progetti che lei aveva in mente, che abbiamo lasciato e non abbiamo lasciato in asso, perché la Commissione ovviamente, come chiede il regolamento, bisognava di nuovo riformulare e ci siamo fermati. Chiedo a lei come dobbiamo fare per tutte quelle proposte che avevamo in itinere. Grazie, Presidente. Ma a questo punto penso, attendiamo altri 2 minuti, il consigliere Discuso che sicuramente poc'anzi era in linea Sì, ma aveva prima di problemi di attivarci. carica di cellulare. Mi sarebbe piaciuto che fosse anche lui presente in questo istante per poterne parlare in tre. E come ha detto bene lei, consigliere, la nostra commissione è stata una commissione e sarà quindi, ma è stata una commissione che ha prodotto, forse Tanti anche lavori. rispetto agli anni scorsi, diverse manifestazioni con tanto di sacrificio organizzativo che, come lei sa, che siamo stati veramente una bellissima squadra, veramente, mi creda. Quando ho ringraziato Cardella, io l'ho ringraziato, ma non mettendo in secondo piano lei. Ma perché Cardella non fa più parte della nostra No, ma commissione, quindi era assolutamente. doveroso. Ma la ringrazio per la collaborazione che abbiamo fatto, veramente. Abbiamo dato degli atti di organizzazione veramente eccezionale, che non è semplice, non è semplice perché lei sa benissimo quante porte abbiamo avuto sbattute in faccia, perché non si trovavano alcune cose, perché l'amministrazione volendo invece di agevolarci, ci ha purtroppo, come dire, messi i bastoni fra le ruote, allargandoci le mani, dicendoci che non c'era possibilità di nulla, e molte cose ce li siamo anche organizzate in tutti i sensi noi, dai premi, dall'acqua per i bambini, dai mottini per i bambini e così via. Certo. Tutte e tre le commissioni, e chiaramente la Commissione Cultura lavora col pubblico, cioè con i cittadini. Quindi in questo periodo di Covid è un periodo chiaramente particolare per tutti. Noi, come lei sa, proposta sua di cui io gli faccio merito, avremmo dovuto mettere in campo la terza edizione di Consigliere per un giorno. Edizione che è stata copiata, vorrei dire, da alcune delle altre circoscrizioni, vantandosi come se fossero loro, come dire, il I promotori, capofila di i questa promotori. iniziativa, quando noi già l'abbiamo fatta 2 anni e mezzo fa, la prima, con grande successo veramente, e abbiamo coinvolto periferiche della nostra circoscrizione, quindi per cercare di amalgamare quanto più possibile il nostro territorio. Ora metteremo in campo la quarta. Come ho pensato io di organizzare? Bene, la terza è già fatta, noi dobbiamo organizzare la quarta, consigliere. Non dobbiamo perdere il lavoro fatto precedentemente, non dobbiamo perdere gli accordi chiusi con le altre scuole per la terza, ma nello stesso tempo dobbiamo aprire con le altre scuole per la quarta edizione, che è importante. Faremo in un anno, quando sarà possibile, un'aggregazione, la commissione consigliere per un giorno. Mi era venuta un'idea, ora vediamo se lei è d'accordo, a settembre-ottobre, quando riaprono le scuole e noi possiamo interloquire con i dirigenti scolastici, mi era venuta in mente di fare una consigliere per un giorno in videoconferenza. Potrebbe essere anche una bella idea. Fatta laddove è possibile, una consigliere per un giorno in videoconferenza. Perché se è vero che è vero che i nostri scienziati dicono che il Covid possa essere, tra virgolette, sconfitto, trovato una soluzione intorno al mese di febbraio o marzo, ciò significa che fino a febbraio o marzo non so come si comporteranno le scuole, ma sicuramente gli assemblamenti
gli assembramenti saranno proibiti. Non lo so, appunto, noi dobbiamo capire anche l'indirizzo scolastico come faranno, perché se le scuole daranno la possibilità di apertura di assembramenti mirati, definiamoli in questa maniera, allora noi possiamo, come dire, possiamo organizzare perché abbiamo degli spazi ampi, non proprio in circoscrizione, ma abbiamo il teatro. Quindi diciamo che queste sono le idee. Ma le che vada lo facciamo in videoconferenza. Potrebbe essere anche per i ragazzi un'esperienza nuovissima di cui si sentirebbero maggiormente partecipe. Poi le altre manifestazioni sono sempre col pubblico, con i cittadini. Bella la sua manifestazione dei siti culturali, che come ha detto lei giustamente, i nostri siti culturali sono fra i più, no, importanti, ma chiaramente abbiamo la prima chiesa cattolica cristiana, che è San Giovanni delle Brosi di Palermo. Abbiamo il Ponte dell'Ammiraglio, patrimonio UNESCO. Abbiamo il Castello di Mare Dolce. Abbiamo i lavatoi. Abbiamo il parco nella zona di Acqua dei Corsari. Cioè, per essere una zona periferica, che comunque è intesa come zona periferica, la parte in cui si allarga la città nuova, noi siamo la parte vecchia, quindi la parte importante di una periferia eccezionale con un patrimonio eccezionale. Quindi mi sento di abbracciare in toto la sua proposta e cercheremo di portarla avanti. Grazie Presidente, infatti era iniziare la seconda circoscrizione per poi inoltrarci sul centro storico di Palermo, perché Sì, ne questo è faremo un'altra importante. poi pure in centro. È Io un'idea di subito. coinvolgersi Scusi, vecchietti. mi scusi, consigliere, devo chiamare l'appello per forza. Prego, prego. Devo chiamare consigliere Savoca, Presenta. presente. Consigliere Viscuso, assente. Sta cercando di Consigliere mettersi, sta Scarlata, presente. cercando di collegarsi, consigliere Viscuso, ma non ci Sì? riesce. Mi dispiace questo. Speriamo che il giorno 29 sia, come si dice, sia più fortunato. Sta cercando lui di collegarsi. Sì, sta Vediamo cercando di se collegarsi, riusciamo. ma non ci riesce. Purtroppo dovrebbe essere un attimo solo, che vediamo se riusciamo. Che problema, io lo sto scrivendo. Vabbè, vediamo in tutti i casi se risponde. Se non risponde, vuol dire che gli si è scaricata la batteria. Non ha modo proprio di collegarsi, che non aveva la batteria con sé. Vediamo quello che succede ora. Aspettiamo un secondo se mi Sì, risponde. aspettiamo un minuto Sì, perché perché se non mi risponde vuol dire che i ho problemi. mandato l'input, vediamo se si collega. Del resto bisogna capirlo che per noi è anche nuovo questo meccanismo di riunione. Vediamo un attimino. Poi le volevo anche dire che noi avevamo anche una manifestazione in essere che era quella dei costumi medievali, molto molto importante. E poi le volevo ricordare, consigliere, se non so se lei è d'accordo, di riprovare a presentare quella bellissima manifestazione che avevamo, che c'era venuta l'idea di fare per quanto riguarda L'arma dei carabinieri? l'arma dei carabinieri Benissimo. dal 1804-14, adesso non mi ricordo l'anno preciso, della fondazione dell'istituzione dell'arma ad oggi. Che come lei sa, dopo averci lavorato mesi, mesi e mesi, dopo aver Siamo arrivati al organizzato tutto, sovrintendente. e ci ha detto picchia, ci ha dato due di Stop. picche, come si vuol dire. Speriamo che, perché la location da noi scelta per lei non era gradita questo tipo di manifestazione a Brancaccio, e speriamo, io la vorrei rifare, la vorrei riproporre. Dato che la commissione è stata rimodificata. Presidente, posso dirle una cosa? Certo. Se non è possibile, non ci riusciamo con il Castello Mare Dolce, ma perché non la organizziamo
al Calsart lungo la costa, che abbiamo la Fanfara può andare via Messina Marina, insomma, percorrere via Messina Marina, e sarebbe pure un attimo una cosa molto caratteristica. Perché? Sì, no, noi quando avevamo pensato il castello di Mare Dolce l'abbiamo pensato come dire, Il per dare sito proprio. quell'atmosfera storica, Sì. in questo caso per l'atmosfera storica che c'era, l'alone storico che dava il castello in se stesso, anche perché è una manifestazione che portava 200 anni più di 200 anni di storia. Dai costumi più antichi ad oggi ci sembrava una location un po' più adatta, ecco, adatta. Lo so, ma se non è possibile non fermiamoci, facciamo la Calstart. Abbiamo fatto, come lei sa, una manifestazione nella quale noi avremmo portato anche giovani, famiglie da un po' tutta Palermo e non solo a visitare il castello di Mare Dolce, che non dimentichiamoci che ai più è dimenticato, non sanno neanche cosa sia, neanche sanno dove Dove sia. si trova? Troppo, purtroppo, devo dire che il castello di Mare Dolce ha un attimo di notorietà con la morte del compianto assessore Tuta, perché ci aveva investito un paio di milioni di euro per la sua riqualificazione massima. Quindi si è dato, si è dato a, come dire, un attimo di notorietà al castello di Mare Dolce, ma molti sconoscono il castello, non sanno neanche che sì, cosa sia, senza sapere che è il castello in pietra ancora esistente del Novecento, totalmente arabo, poi conquistato dai Normanni, e quella poi è storia. Quindi, certamente, se il sovrintendente ci darà un'altra volta picche, andremo in un'altra location che, come ha suggerito lei, è ottima, con i suoi spazi. Sì, abbiamo la via Messina Marina che si presta a Sì, fare questa manifestazione alla fanfara dei carabinieri. no, Sarebbe una cosa una molto. cosa molto bella, però anche fare quella manifestazione a Brancaccio dei Carabinieri, una manifestazione che sarebbe Ma, sì, durata era quasi molto, era mo è molto bello. C'è il lei simbolo sa che Brancaccio, c'è Padre Puglisi, c'è il Castello di Mare Dolce. Sarebbe una cosa fantastica, ma se non ce la mi fanno dica, fare, che dobbiamo fare? abbiamo il signor Dragotto, ci dica, signor Sì, Dragotto. Presidente, mi scusi se mi inserisco. Le ricordo che c'è quella proposta da riformulare riguardo all'Audio Touring, la manifestazione dell'Audio Touring. Sì, già grazie di avermelo ricordato, quella manifestazione, ne ho parlato anche col consigliere Viscuso, il quale aveva detto d'accordo a rimodificarla, a ripresentarla lui direttamente, quindi quella l'annulliamo e poi sarà lui, come meglio crede, a ripresentare la proposta e a vedere. E io stavo provando a richiamare il No, consigliere no, gli si è Viscuso. spento il telefono. Gli si è E spento allora il lui ha telefono, avuto. aveva la batteria. Purtroppo Ah, già ha avuto ci questa dispiace a notizia. tutti, Presidente. Mi dispiace che alla prima il consigliere Discuso non ci sia. Detto questo, consigliere Savoca, se lei non ha nulla da aggiungere, per me possiamo anche chiudere. Aspetti un attimo, che sta. Vediamo che cosa ci dice. E tu, mi scuso. Viscuso, sì. Niente. Niente. Niente, Niente, pazienza. Presidente, poi Pazienza. la prossima poi vediamo. Va bene. Sono d'accordo con lei, per me possiamo anche fermarci, perché abbiamo modo di preparare anche un po' di materiale per quanto riguarda la commissione, perché ho veramente. Voglio che si concretizzano questi progetti che abbiamo in itinere, che sono stati lasciati pure messi da parte per il problema che abbiamo detto poc'anzi. Per cui, Presidente, per me può anche chiudere, se vuole. Va bene, Ecco, allora. Ok, eccomi. Quando dice lei, Presidente. noi abbiamo concluso, la ringrazio di aver partecipato.
ringrazio anche Grazie a il lei, sindaco ringrazio pure a Dotto tu. come segretario. E niente, ci sentiamo la prossima volta. Speriamo Grazie, signor ancora. Dragotto. Buona giornata a tutti, buon Buona lavoro. giornata. Buona Grazie, grazie giornata. a te. Buona giornata.